Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui parlerò di massa, di peso e di forza di gravità. Iniziamo dalla massa. La massa è una grandezza fisica propria dei corpi materiali. Può essere definita come la quantità di materia contenuta in un corpo. La massa viene espressa con l'unità di misura in chilogrammi, ad esempio, e rimane inalterata ovunque la si misuri. Sia che sia sul pianeta Terra, sulla Luna, su un altro pianeta o da qualsiasi altra parte. Il discorso invece è ben diverso per quanto riguarda il peso. Per quest'ultimo partiamo dalla legge di gravitazione universale, ovvero quella forza che vi è tra due corpi dotati di massa M1 ed M2 viene definita come G maiuscolo, che è la costante gravitazionale, per la massa del corpo 1, per la massa del corpo 2, il tutto fratto la loro distanza al quadrato, la distanza tra i centri di massa del corpo 1 e al corpo 2. Vediamo un attimo, se abbiamo un oggetto, un corpo sulla superficie del nostro pianeta, allora sappiamo che viene attirato verso il centro di massa della Terra, cioè c'è una forza che lo attrae verso il centro della Terra. La massa della Terra, quindi la massa del corpo 1, facciamo finta che M1 sia la Terra, M2 invece noi stessi, se volessimo calcolare con che forza veniamo attirati dal nostro pianeta Terra. La massa della Terra corrisponde a 5,98 per 10 alla 24 kg. Mentre la distanza tra il nostro centro di massa e quello della Terra lo possiamo considerare come in prima approssimazione, come se fosse il raggio della Terra. Il raggio della Terra, R, corrisponde a 6,378 per 10 alla sesta metri. Quello che adesso vogliamo fare è calcolare G per M1 fratto R2. G per la massa della Terra fratto quindi il raggio della Terra al quadrato. Andiamo ad inserire i valori. Sappiamo che la costante gravitazionale ammonta a 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri quadrati per chilogrammi alla meno 2, per, andiamo a moltiplicare il tutto, per la massa della Terra, 5,98 per 10 alla 24esima chilogrammi. Dividiamo tutto per il raggio della Terra al quadrato, ovvero per 6,378 per 10 alla sesta metri al quadrato. Svolgiamo il conto ed otteniamo 9,81 newton, questa è l'unità di misura, su chilogrammo. Tuttavia sappiamo che il newton è anche definito come chilogrammi per metri su secondo quadrato. Se ora inseriamo questo valore, otteniamo 9,81 chilogrammi per metri su secondo al quadrato fratto chilogrammi, ma vediamo che i chilogrammi si semplificano e rimangono quindi 9,81 metri sul secondo quadrato. Questo 9,81 metri sul secondo al quadrato prende anche la denominazione di accelerazione di gravità e viene indicata con una G minuscola. Cosa significa? Significa che un corpo qualsiasi sulla superficie terrestre, se fosse in caduta libera, verrebbe accelerato
ogni secondo di 9,81 metri al secondo. Ritornando alla precedente formula, abbiamo visto che questa costante moltiplicata per la massa della Terra diviso il raggio al quadrato appunto corrisponde a questa accelerazione. Mentre la nostra massa, eccola qua, era m2. E quindi qui abbiamo ottenuto che F uguale a m per g, cioè il peso, ovvero la forza di gravità, corrisponde alla nostra massa, quindi alla massa del corpo che si trova sulla superficie terrestre, per l'accelerazione di gravità. F uguale m per g. Ancora una parola sull'accelerazione di gravità sulla Terra, ovviamente. Questo g è uguale a 9,81 metri su secondo quadrato. Questa è l'accelerazione a cui sarebbe sottoposto un corpo in caduta libera verso la Terra, verso il pianeta Terra. Significa che dopo un secondo il nostro corpo avrebbe una velocità di 9,81 metri al secondo. Alla fine del secondo avrebbe una velocità doppia di 19,62 metri al secondo e incrementerebbe la sua velocità ogni secondo, come già detto, di 9,81 metri al secondo. Facciamo ora un esercizio in cui applichiamo la nostra formulettina. Ricordo che la forza è quindi uguale alla massa, la nostra massa, per l'accelerazione di gravità, che potrebbe variare a seconda del pianeta che prendiamo in considerazione. Facciamo un primo caso, siamo ad esempio sulla Terra e prendiamo in considerazione la massa di un soggetto, la massa corrispondente a 78,00 kg. Vogliamo però calcolare il peso. Questa forza è detta forza di gravità o forza peso o ancora peso, quindi sono tre sinonimi. Sulla Terra calcoliamo il peso, è uguale ad m per g. M abbiamo detto 78,00 kg, l'accelerazione di gravità sulla Terra ammonta a 9,81 metri su secondo quadrato, facciamo il conto e si ottiene 765 newton. Ricordo che i chilogrammi per metri su secondo quadrato corrispondono ai newton. Primo risultato. Se lo stesso uomo, quindi di 78,00 kg, si trovasse invece sulla Luna, allora calcoliamo sempre il peso. Qui potremmo anche scrivere F maiuscola perché è sempre la forza di gravità o peso, stessa cosa. M per G, i 78,00 kg rimangono sempre gli stessi, quindi la massa non varia, è sempre uguale. Però sulla Luna l'accelerazione di gravità ammonta a 1,62 metri al secondo quadrato e questo porta ad ottenere 126 newton, quindi la stessa persona sulla Luna ha un peso di 126 newton. Se invece calcolassimo il peso della stessa persona su un pianeta, Giove, allora il peso di quest'ultimo sarebbe sempre m per g, ovvero sempre 78,00 kg, ma l'accelerazione di gravità su Giove ammonta a ben 24,87 metri su secondo quadrato, che porta ad ottenere 1940 newton. Come si può ben vedere, lo stesso uomo, che ha sempre la stessa massa sui tre pianeti, ovvero 78,00 kg, è sottoposto a diverse accelerazioni di gravità sui tre pianeti stessi, che lo portano ad avere pesi ben diversi: 765 newton sulla Terra, sulla Luna circa un sesto, mentre su Giove circa tre volte tanto.
Faccio notare che il peso e la forza di gravità, essendo delle forze, sono misurate in newton, mentre la massa è misurata in chilogrammi. Se questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Grazie dell'ascolto e alla prossima!